all'interno della consueta rubrica del giovedì dedicata alle medaglie d'oro al valor militare, ospitata sul canale di Erodoto TV del mio carissimo amico Enzo Antonio Cicchino. Qui spero ormai voi vi siate affezionati almeno un pochino. Oggi vi narrerò del gesto eroico di Augusto Renzini, nato nel lontano 1898 a Nocera Umbra, Perugia, carabiniere. Appartenente al fronte della Resistenza, si prodigava senza sosta nella dura lotta clandestina contro l'oppressore tedesco, trasfondendo tra i suoi compagni di lotta il suo elevato amor di patria e il suo coraggio. Incurante dei rischi cui si esponeva, portava a compimento valorosamente le azioni di guerra affidategli. Arrestato dalla polizia nazifascista, sopportava stoicamente durante la detenzione le barbare torture inflittegli ed affrontava serenamente la fucilazione, pago di aver compiuto il suo dovere verso la patria oppressa con l'olocausto della vita. Roma, ottobre 1943, marzo 1944. Mi accingo ora a leggervi la vita dell'eroe Augusto Renzini. Di modesta famiglia di agricoltori, partecipò alla Prima Guerra Mondiale dal marzo 1917 al novembre 1918 in reparti mitragliatori Fiat. Chiesto a conflitto concluso il passaggio nell'arma dei carabinieri, fu trasferito nel maggio 1920 nella Legione Territoriale di Roma, dove rimase fino al marzo 1923. Collocato in congedo, riprese nella vita civile il lavoro dei campi. Richiamato nel gennaio 1942 dalla Legione di Roma, prestò prima servizio alla stazione di Portonaccio e poi dal 13 aprile 1943 nel 220° Nucleo Carabinieri della Divisione Costiera Mobilitata. Dopo l'8 settembre si diede alla lotta clandestina, aggregandosi con la qualifica di caposquadra alla formazione partigiana Generale Caruso. Arrestato, fu fucilato per rappresaglia alle Fosse Ardeatine. Un eroe, quindi, di questa tragica pagina della nostra storia che va sempre ricordata, onorata, cioè quella delle Fosse Ardeatine, che è metafora della turpitudine di quanto possa essere cattiva la guerra ed innaturale alla natura ontologica dell'essere umano, che deve sempre essere, per sentirsi vivo, secondo me, in collegamento col cosmo, un tutt'uno con l'universo, amarsi, fare del bene per il prossimo. Noi, parlo al plurale, maiestatis, come dicevano i latini, anche a nome di Enzo, abbiamo creato questa rubrica sia per amore della storia, sia per affetto, per la ricchezza del nostro incontro, di cui io sono grato alla vita, del nostro incontro d'amicizia, e soprattutto anche per un servizio di memoria, un servizio pubblico, per chi non può leggere, per chi... per questi eroi che indistintamente dai colori politici ci hanno donato la libertà, dei valori, l'amore per la patria, l'altruismo che oggi non va più di moda. Ma non mi dilungo oltre perché risulterei pedante e tedioso. Io quindi vi do appuntamento al prossimo giovedì. Se il video vi è piaciuto, fatecelo sapere nei commenti, lasciateci un like, perché anche questa è la società anche dei like. E niente, grazie per l'ascolto profuso, un carissimo abbraccio e augurandovi, come dico di consueto, un buon proseguimento di giornata dal vostro Mario. Grazie.